smiling at me. Nothing but blue skies. Sono gioiosa, sto facendo le prove in questo teatro, devo dire, di una bellezza unica, emozionante. Comunque ho fatto le prove con le ragazze, emozionante, come sapete sono 20, 21 ragazze, non professionista, io sono un pazzo, grido loro ogni tanto, però poi mi calmo, insomma, e sono andate bene le prove, ci sono 3 ragazzi, i modelli, uno è professionista, 2 sono professionista, l'altro è un fotomodello, però bravo, devo dire. E poi ci sono le 5 Miss Italia, cioè Miss Calabria, Miss Rocchetta, Miss ospite, però sfilano anche loro, e poi ci sono artisti, cantanti, ballerini, quindi è uno spettacolo veramente confezionato ad hoc. Io ci sto mettendo l'anima, anche perché sapete sono un po' emozionato, in quanto questa serata è dedicata a me. Io ringrazio veramente tanto chi, ma io devo ringraziare un solo uomo che è Nicodema Vitetta. Io l'ho visto lavorare, abbiamo lavorato, ci siamo telefonati uno di questi giorni, da solo, tutto da solo, è riuscito a mettere su tanta roba, veramente grazie di cuore, anche perché lui è presidente della Proloco di Gioiosa e fa tante cose, è un uomo di un'immensa cultura, quindi grazie soprattutto a Nicodema Vitetta, poi grazie all'amministrazione comunale, grazie agli sponsor che sono stati soprattutto vicini a Nicodemo. Sarà una collezione, un mix, l'ho già detto, un mix di collezione, magari ci sono abiti un po' datati pure, no? Che hanno girato, hanno visto, però ho voluto dare un senso, come dire, di vita mia, no? Un percorso di vita. Poi cosa dire, presenta la serata una ragazza, oggi un avvocato calabrese, bella, intelligente, colta, lei è stata Miss Calabria, dolce, sensibile, veramente bella, ed è Erika Cunzolo, è un volto noto perché lei fa anche televisione, oggi è giornalista Erika, quindi abbiamo una sicurezza in più. E poi c'è l'ospite d'onore che è una ragazza che ho conosciuto, è una top, ci siamo incontrati, il destino che ci siamo incontrati è lei, è già lavorato con me spesse volte, è era a Parigi, lei è tornata perché io ho detto guarda ti piacerà la serata, ti piacerà il luogo dove siamo, lei ama la Calabria perché comunque ha un fidanzato napoletano che è a casa di vacanza in Calabria, San Nicola Arcella, quindi lei conosceva già bene la Calabria e sarà questa super ospite d'onore e sfilerà, pensate, i grandi, lei umile, in mezzo ai non professionisti, sfilerà come tutte le altre ragazze. Lei è Cecilis Zelis, un nome difficilissimo, io la chiamo Sissi, la vedrete, ci vedremo domani, ciao. L'appuntamento è al Teatro Gioiosa, sì, proprio il 29 ottobre 2016, questa manifestazione che ha coinvolto l'intera Calabria, perché si chiama Fashion Calabria in Passerella, quindi vuole sicuramente attirare tutti i modaioli, ma anche coloro i quali volessero passare una serata in compagnia della buona musica, del buon ballo, ma soprattutto dell'eleganza targata Claudio Greco. Quindi l'appuntamento è qui al Teatro Gioiosa, non scordatevelo. E noi saremo qui ad allietare una serata che si preannuncia ricca di sorprese, perché sono stati anche tanti coloro i quali hanno voluto collaborare nella realizzazione della serata e quindi sono imprenditori locali che ci metteranno del loro, vedrete degli accessori, vedrete davvero dei gioielli straordinari, delle calzature e tutto al servizio di una serata elegante, emozionante e soprattutto all'insegna della moda di Claudio Greco.